Paolo Primavera, un sogno che diventa realtà. Oggi sono stati scaricati i primi container della MESC nel porto di Vasto. Sì, oggi è una giornata, io penso, importante, è una giornata storica non solo per Vasto ma per l'intera regione, perché siamo riusciti a portare una nave porta container qui a Vasto, quindi sarà un ulteriore servizio che daremo alle aziende. Sappiamo benissimo cosa comporta questa nave, sia in termini di efficienza, in termini di non solo sui tempi della logistica, ma in termini di risparmio economico per le aziende, una volta che diciamo entrerà a sistema e avremo un po' la multi modalità per quanto riguarda il trasporto delle merci. Il presidente Paolo Primavera, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'avvio degli scambi commerciali con il porto di Vasto, ha parlato anche di collegamenti ferroviari, collegamenti che saranno possibili anche attraverso Sangritana. Stiamo studiando un progetto di allungamento di quello che già è in un'infrastruttura esistente all'interno di questo pezzo di Abruzzo produttivo. Parlo del raccordo che dalla stazione di RFI di Punta Penna Vasto appunto arriva fin qui a uno degli stabilimenti presenti in questa parte produttiva, vicinissimo allo scalo marittimo. Da qui un progetto che magari tenteremo di verificare insieme a RFI, con i quali sono stati già avviati i rapporti da qualche mese, tenteremo di verificare, addirittura di magari prolungare quello che già esiste per arrivare così direttamente allo scalo portuale. Ci siamo posti un obiettivo di 100-150 TEU settimanali in arrivo e in partenza da Vasto. Questo è un numero che riteniamo congruo in base alle esigenze di copertura dei costi del servizio, ma anche in base alle potenzialità del territorio. Credo che il territorio possa esprimerli. È nata questa idea, abbiamo portato avanti un progetto, la valutazione delle varie basi e siamo arrivati poi alla materializzazione di questo progetto con la prima toccata di oggi e lo sbarco dei primi vuoti che speriamo vengano riempiti al più presto. Questo progetto che prevede quindi anche il collegamento tra piccoli porti dell'Adriatico, solitamente la MESC diciamo che effettua operazioni su grandi porti. Sicuramente noi operiamo sui grandi porti, però non dimentichiamoci che la MERSC è fondamentalmente la compagnia marittima che ha fatto partire il trasbordo con i grossi porti hub a partire da Algeciras e poi vabbè, ricordiamo Gioia Tauro, dal quale siamo usciti recentemente, però il trasbordo diciamo è nella filosofia del trasporto MERSC.